La radiologia odontoiatrica ha avuto negli ultimi 20 anni una vera e propria rivoluzione in campo tecnico e operativo e si sono rese possibili indagini e tecnologie che una volta non sarebbero state neppure pensabili. Questo è stato reso possibile appunto dall'introduzione dei sistemi computerizzati e digitali. È quella che io chiamo nei miei libri la rivoluzione diagnostica, che tutta la radiologia ha vissuto a partire dagli anni 70, da quando è stata introdotta la tomografia computerizzata, la TC, e che poi è diventata particolarmente intensa a partire dagli anni 80-90 con l'introduzione dell'ecografia e della risonanza magnetica. In odontoiatria, fino all'inizio degli anni 90, tutte le radiografie erano eseguite con sistema a pellicola, cioè si utilizzavano i noti film, pellicole radiografiche, che non sono altro che delle pellicole fotografiche in bianco e nero, che poi venivano sviluppate con sistema a bagni di acidi di sviluppo e di fissaggio. Nel corso degli anni 90 si è iniziato a utilizzare in odontoiatria, per primi tra l'altro, siamo stati proprio noi, a utilizzare sistemi che allora erano agli inizi per la registrazione digitale delle immagini sotto forma di image plates, cioè di lamine sensibili alle radiazioni che vengono poi lette da un computer. Questo ci ha permesso di fare le ortopantomografie digitali e in parallelo di aiutare, di mettere a punto dei sistemi invece di piccolo formato per l'esecuzione di radiografie digitali di questo tipo a livello endorale, cioè per la radiografia interna dei denti e della bocca, quelle che sono utilizzate comunemente sulla poltrona del dentista. Le radiografie endorali in formato digitale hanno avuto una diffusione ormai quasi completa, ormai quasi tutti gli studi odontoiatrici utilizzano solo sistema digitale. Oggi ce ne sono di due tipi. Uno che si basa sulle lamine di sensori sensibili ai raggi X di cui ho parlato prima, chiamate IP, Image Plates. L'altro invece utilizza dei sensori collegati direttamente al computer via cavo, i cosiddetti sensori di accoppiamento di carica o CCD. Tutte e due ormai, come vi dicevo, coprono la quasi totalità dell'utilizzo nello studio odontoiatrico. Per quanto riguarda invece gli impieghi extraorali, cioè l'utilizzo di radiografie per la visualizzazione completa dell'arcata della bocca, cioè le ortopantomografie, o per la visualizzazione del cranio, per lo studio cefalometrico pre-trattamento di ortodonzia, c'è stato per quasi fino all'inizio degli anni 2000 e fino a pochi anni fa il dominio quasi assoluto delle lamine di image plates, perché queste possono essere create di qualsiasi dimensione e quindi anche coprire l'ampiezza del cranio del paziente, mentre i sensori CCD possono essere creati di dimensioni rilevanti ma con un costo molto maggiore. Solo negli ultimi anni si è avuta la messa a punto anche di sensori CCD particolari che tramite un sistema tecnologicamente più sofisticato, detto radiografia a scansione, permettono di vedere con un sensore di piccole dimensioni tutto l'estensione del cranio. Immaginiamo di avere un sensore CCD fatto come una bacchetta, come un pennarello o una matita, e un fascio di raggi altrettanto sottile. Immaginiamo che il fascio di raggi e il sensore si spostino lentamente durante l'esecuzione della radiografia, per esempio dall'indietro all'avanti. Allora basterà un sensore sottile per rendere visibile al computer tutto il cranio. Questo sensore raccoglierà l'immagine radiografica di tutte le strisce del cranio e poi il computer la compone in un'immagine di grandi dimensioni. Questo progresso della tecnologia ha reso possibile l'utilizzo dei sensori CCD anche per l'esecuzione delle radiografie extraorali, quindi panoramica dentaria e cranio, e questo è un progresso degli ultimi 5 o 6 anni. A questo punto ci domandiamo perché facciamo tutto questo, quali sono i vantaggi dal punto di vista dello specialista e poi soprattutto dal punto di vista del paziente. Dal punto di vista del paziente il grosso vantaggio è una riduzione della dose di radiazioni. La dose di raggi X viene ridotta soprattutto rispetto alle radiografie endorali. Le radiografie endorali di vecchio tipo, con la pellicola, con la pellicolina, una volta venivano eseguite con un sistema diretto, cioè a pellicola diretta, senza impiego di schermi di rinforzo, che riducono già di per sé molto la dose di radiazioni. Quindi il sistema digitale, che utilizza meno raggi, in questo caso costituisce un vero vantaggio. La dose di
radiazioni rispetto alle radiografie endorali su pellicola viene ridotta di un fattore di 2 o 3 volte almeno, questo è indiscutibile. Rispetto invece alla radiografia extraorale, cioè all'utilizzo delle pellicole con schermi di rinforzo per l'ortopantomografia e per la radiografia del cranio, il risparmio di dose non è così elevato, perché comunque l'impiego di schermi di rinforzo a lettere rare è già un notevole fattore di riduzione di dose. Comunque un minimo risparmio c'è anche in questo caso. È sicuramente da entrambi i punti di vista un grosso vantaggio per il paziente. Da un punto di vista invece pratico, per il professionista che esegue l'esame, il vantaggio è la minore necessità di ripetere l'indagine, perché quasi sempre la radiografia eseguita in forma computerizzata può essere rielaborata successivamente, ripulita, modificata nei suoi valori di densità e di contrasto, e quindi è difficile sbagliarla. Questo porta oltretutto a un ulteriore vantaggio di esposizione dosimetrica al paziente, perché statisticamente il numero di casi in cui si deve ripetere la radiografia è molto meno. Quindi c'è un vantaggio per tutti. Il vantaggio ulteriore è quello della possibilità di archiviare questi esami in formato su supporto informatico, in formato digitale, quindi su CD, sul disco del computer, eccetera. Ma il grosso passo in avanti fatto negli ultimi 10 anni non è solo l'introduzione del digitale nelle tecniche radiologiche dentarie comuni, come abbiamo visto prima, ma è la possibilità di ottenere immagini che ci fanno vedere le strutture della bocca, quindi non solo i denti, ma le ossa e i tessuti molli adiacenti, i seni mascellari, la mandibola, eccetera, cioè di poterli vedere nelle 3 dimensioni nello spazio. Questo sembra una cosa banale, ma se ci ragionate un attimo, qualsiasi radiografia eseguita sia su pellicola che su sistemi digitali ci dà una visione proiettiva del corpo su 2 dimensioni, quindi ci annulla quello che è il fattore di spessore degli organi che noi stiamo esaminando. Pensiamo per esempio a una radiografia del torace. In una radiografia del torace in proiezione frontale io vedo sulla stessa immagine formazioni anteriori come lo sterno, formazioni posteriori come la colonna, in mezzo c'è cuore. L'esperienza, la conoscenza dell'anatomia fa sì che chi vede la radiografia e chi legge la radiografia sa la diversa posizione dei vari organi. Ma pensiamo a una mandibola, per esempio. Io che faccio un endorale o che faccio una radiografia panoramica dall'esterno, un'ortopantomografia, vedo nell'immagine dell'osso strutture che sono poste esternamente, cioè in sede vestibolare, strutture che sono poste internamente. Per l'odontoiatria e la chirurgia di una volta questo aveva poca importanza. Oggi, con la messa a punto delle tecniche di implantologia, è indispensabile per il chirurgo, per l'operatore, per l'implantologo avere un'idea precisa della forma dell'osso nella sua direzione dall'esterno all'interno, non solo, ma della posizione all'interno dell'osso di eventuali formazioni di grande importanza come il canale del nervo alveolare, la fossetta sottomandibolare, varie formazioni la cui posizione potrebbe rovinare o impedire un corretto intervento. E questo si può avere solo ottenendo un'immagine dell'osso e della struttura dentaria nella sua 3ª dimensione, cioè dall'esterno all'interno. Questo nessuna radiografia ce lo potrà dare. Per ottenerlo è necessario ricorrere a tecniche computerizzate basate sul principio della tomografia computerizzata OTC, quella che una volta veniva chiamata TAC e non è il termine più corretto. La tomografia computerizzata è stata utilizzata per questo già dall'inizio anni 90 per lo studio volumetrico tridimensionale delle ossa della bocca. Solo che all'inizio, e questo risultava una tecnica piuttosto lunga, indaginosa e imprecisa, è stato possibile migliorarla molto quando sono stati introdotti sistemi per tomografia computerizzata più moderni, tipo TC spirale, che ci permettono di ottenere una raccolta di dati in un unico breve intervallo di tempo, evitando problemi di movimento del paziente. Su questi dati raccolti dalla tomografia computerizzata vengono applicati programmi di ricostruzione tridimensionale che prendono il nome generico oggi di dental scan e che permettono di ottenere delle immagini ricostruite che ci fanno vedere le ossa, le strutture della bocca secondo tutti i piani che noi vogliamo, ad esempio secondo un piano perpendicolare alla direzione dell'osso o piani radiali, che sono quelli che permettono di avere l'immagine dell'osso dall'esterno all'interno di taglio. In un periodo successivo che
data da pochi anni, dall'inizio degli anni 2000, si è ottenuto un ulteriore miglioramento di questa tecnica. Sono state cioè create delle apparecchiature per tomografia computerizzata dedicate esclusivamente allo studio delle arcate dentarie e della bocca. Queste sono un po' delle sorelline, non dico delle sorelline minori, ma delle sorelline un po' diverse della tomografia computerizzata che conosciamo tutti. Sono dette TC volumetriche, OTC con beam o a fascio conico. Cosa significa questo? Che la tecnologia che usano si basa sull'erogazione da parte del fascio di raggi X di un fascio di grandi dimensioni che investe completamente tutta la bocca invece che di un fascio sottile come nella tomografia computerizzata classica. L'immagine viene raccolta sulla rotazione di 360 gradi intorno al cranio e rielaborata ottenendo in maniera molto rapida un insieme di dati che descrive al computer tutte le strutture all'interno del volume esaminato. Per questo è detta anche TC volumetrica, detta TC con beam invece per la forma conica del fascio. Queste apparecchiature possono essere create e progettate solo per i piccoli volumi al momento attuale, per cui il loro uso è prevalentemente nel campo della diagnostica orale e orofacciale e sono diventate sempre più importanti e sempre più perfezionate. Aggiungo che questa tecnologia è stata inventata all'inizio, è stata perfezionata proprio in Italia da un gruppo di fisici di Verona negli anni 90. Oggi è diventata diffusa in tutto il mondo. Che cosa ci fornisce? Delle immagini di sezioni secondo tutti i piani possibili della bocca, delle ossa della bocca, abbastanza simili a quelle che si ottengono con le ricostruzioni dentascan sulla TC spirale, solo che sono molto più semplici da fare, l'apparecchiatura è meno costosa ed è meno ingombrante e i software che vi sono allegati in genere sono particolarmente versatili e particolarmente dedicati allo studio odontoiatrico. Come ulteriore perfezionamento di questa tecnica, oggi il loro software consentono di ottenere delle ricostruzioni tridimensionali di tipo modello fisico delle strutture esaminate dai raggi X. Questo è detto in termini informatici e di design rendering. Noi in medicina l'abbiamo preso tardi come tecnologia, una tecnologia che già dalla fine degli anni Ottanta era utilizzata nel design, nella modellazione architettonica, nella modellazione di macchine, aerei, eccetera. Noi invece abbiamo cominciato a utilizzarla negli anni 90, negli anni 2000 e oggi questo tipo di tecnica informatica ci consente di vedere tridimensionalmente le ossa o comunque le strutture della bocca. Ho detto non solo le ossa, perché dipenderà dal livello a cui noi fissiamo, dal livello di densità a cui noi fissiamo la differenza fra vuoto e pieno e potremo ottenere dalla stessa ripresa di tomografia computerizzata potremo ottenere un'immagine dell'osso oppure variando il livello un'immagine del profilo cutaneo e della faccia dell'individuo esaminato. Questo naturalmente è un gioco al computer ma serve per capire che non è soltanto una visualizzazione delle ossa. Questo ci permette di avere la possibilità di uno studio veramente tridimensionale. Allora se noi ci domandiamo oggi qual è il futuro di queste tecniche di radiologia odontoiatrica e chirurgica è la terza dimensione. Come io dico nei miei libri, il futuro è tridimensionale, prima di tutto il rendering, poi addirittura la possibilità di ottenere un sistema di rendering all'inverso, cioè vedendo le strutture del corpo dall'interno della cavità. Questo si chiama endoscopia virtuale, ci permette di vedere tramite un rendering posto all'interno della cavità dei seni mascellari, ci permette di vedere le pareti dei seni. Possiamo navigare, nel senso informatico, all'interno del canale del nervo alveolare, esattamente come se noi fossimo all'interno con un piccolissimo endoscopio. Questo, tra parentesi, questo tipo di tecnologia oggi ha anche una grossa applicazione in radiologia medica generale per lo studio del colon con endoscopia virtuale sulla indagine TC, ma questo è fuori dal nostro argomento. Andando ancora più avanti, la tridimensionalità che si apre nel futuro della radiologia odontoiatrica conduce addirittura alla creazione non solo di modelli solidi virtuali, ma di modelli fisici tridimensionali tramite procedimenti di
modellazione su resina, su plastica, che vengono effettuati naturalmente in centri specialistici di tipo ingegneristico, informatico, ce ne sono pochi in Europa, che permettono di ottenere un modello in resina dell'osso, delle strutture esaminate con una finezza di dettaglio, una precisione incredibile. A cosa servono tutte queste cose? Servono a ottenere una programmazione chirurgica assolutamente precisa, innanzitutto, cioè il chirurgo può misurare lo spazio su cui deve intervenire, preparare eventuali innesti di protesi o di innesti ossei al decimo di millimetro prima di aprire la bocca del paziente, quindi senza trauma per il paziente, e andando ancora avanti è possibile ottenere, e già lo si fa, dei supporti da applicare alla gengiva del paziente su cui il rendering tridimensionale e la modellazione solida hanno posizionato delle guide precisissime attraverso le quali l'odontoiatra, l'implantologo, può inserire già l'impianto direttamente senza neppure tagliare la gengiva. Si ottiene quindi una chirurgia senza sangue, praticamente un'implantologia, la chiamano flapless, senza lembo, senza praticamente quasi una lesività diretta della gengiva del paziente. Si dice che questi impianti possono essere posizionati il giorno dopo il paziente va tranquillamente a lavorare. Quindi se questo si riesce a ottenerlo è sicuramente un grandissimo vantaggio. Detti tutti questi vantaggi, dobbiamo parlare però di due aspetti non di poca importanza in tutte queste tecnologie. Innanzitutto si tratta di esami radiologici, quindi questi impiegano radiazioni ionizzanti e bisogna considerare l'aspetto dell'esposizione radiante del paziente. Questa è sicuramente molto superiore, discretamente superiore, almeno dalle 8 alle 20 volte, rispetto a una radiografia panoramica dentaria fatta con tecnica digitale dall'esterno. Quindi l'utilizzo delle tecniche tomografiche va assolutamente limitato ai casi in cui sia da progettare un intervento chirurgico o da controllare o diagnosticare una lesione importante. Non è accettabile oggi utilizzarle come esame di base per la visualizzazione della bocca o della dentatura di un paziente. Certo, il giorno che con i progressi della tecnica che abbiamo avuto in questi decenni si arriverà ad avere una TC delle arcate dentarie con la stessa esposizione radiante a bassa dose che si ha per un'ortopantomografia, magari fra chissà quanti anni potremo arrivare a una radiologia odontoiatrica integrata, in cui un'unica immagine eseguita con questa tecnica serve per avere tutte le ricostruzioni e le immagini possibili su cui poi dovrà lavorare il dentista e il chirurgo, cioè un unico esame che poi copre a 360 gradi tutte le applicazioni all'interno della bocca. Questo per ora naturalmente è solo un futuribile. Una volta dette tutte queste cose, i vantaggi, i pro e naturalmente anche i limiti, gli svantaggi, dobbiamo anche considerare chi può fare queste indagini. Queste sono indagini impegnative, soprattutto in termini di irradiazione del paziente, come abbiamo visto poco fa. La legge ne fissa alcune indicazioni, alcune limitazioni e poco tempo or sono, una circolare del Ministero della Sanità ha ripreso e chiarito chi può eseguire queste indagini. Queste indagini possono essere eseguite ovviamente dal medico specialista in radiologia, che è il suo compito, ma possono essere eseguite anche dall'odontoiatra, posto che siano realizzate alcune condizioni. Queste condizioni, come fissato appunto dal Ministero, sono la loro indilazionabilità, la loro urgenza, il fatto che siano strettamente collegate alla problematica clinica del paziente, nel senso che se io eseguo una tomografia volumetrica per studiare una certa zona delle arcate, deve essere la zona in cui è progettato l'intervento chirurgico o l'impianto, e infine che siano eseguite esclusivamente nell'ambito del rapporto clinico medico-paziente in corso, quindi l'esame va eseguito sul paziente per un ben preciso motivo correlato al rapporto in atto medico-paziente. Non può essere eseguita questa indagine dall'odontoiatra su pazienti di altri medici, di altri odontoiatri, altrimenti configurerebbe una situazione di esercizio professionale specialistico di tipo radiologico, che è quello che possono fare solo i radiologi. Tutto questo allo scopo di proteggere la popolazione da un uso eccessivo e ingiustificato di un esame che espone comunque una discreta dose di radiazioni X.
Detto questo, e con questi limiti e con queste indicazioni, è possibile, secondo me, ottenere e raggiungere una buona collaborazione tra gli specialisti in radiologia che effettuano queste indagini come attività di base della loro professione e gli odontoiatri e i chirurghi che ne hanno bisogno sia sui propri pazienti che ricorrendo al servizio di specialisti radiologi esterni. E io sono convinto che questa è la possibilità del futuro. Grazie.